Grazie Presidente. L'ordine del giorno è volto a dare una prospettiva al bilancio partecipativo nei prossimi 6 anni. Noi dobbiamo iniziare ad utilizzare questo strumento e era importante fissare un obiettivo da qui nei prossimi 5-6 anni, quindi ovviamente nei prossimi 2 bilanci, diciamo, di previsione triennali che l'ente ovviamente adotterà. E noi abbiamo individuato, ovviamente è un indirizzo, quindi poi bisognerà vedere se si riuscirà o meno, insomma, a raggiungerlo o addirittura a superarlo come altre città europee, quello di prevedere quindi che almeno un terzo delle spese del conto corrente e un conto capitale possa essere sottoposto a processo partecipativo con queste nuove modalità di coinvolgimento. È una sfida, è un obiettivo che diamo a questa amministrazione, per cui progressivamente nei prossimi anni si possa andare ad aumentare con le risorse che potranno essere destinate a questo percorso, ma al tempo stesso è un obiettivo che vogliamo lasciare anche per coloro che verranno dopo. Come ho detto nel mio intervento iniziale, Presidente, questo regolamento è un'eredità che lasciamo alla città, è un'eredità importante e che vogliamo venga portata avanti anche da coloro che seguiranno questa amministrazione, per fare in modo che questa modalità di partecipazione possa entrare a far parte del modo con cui la cittadinanza si dovrà rapportare a chiunque sarà al governo di questa città. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono